Quanto lavori conta meno di quanto tu non possa pensare. Lo so, sei abituato a video che dicono l'esatto contrario, che ti incentivano a lavorare di più intensamente, più a lungo, in modo da avere successo. E sicuramente c'è una parte di verità in questo discorso. Chiaramente chi lavora di più si crea più occasioni per poter vincere. Ma c'è un'eccezione importante, una riflessione importante da fare, cioè il fatto che sicuramente lavorare ci permette di raccogliere i frutti che prepariamo con il nostro lavoro, ma ci sono alcuni momenti specifici e particolari che determinano fortemente la quantità di frutti che abbiamo a disposizione durante questa raccolta. Permettetemi di fare una metafora. Michael Jordan è il miglior giocatore di basket di tutti i tempi. Saluto i fan di LeBron che mi stanno seguendo. Come tutti sanno, una metafora strabusata, lui ha fallito metà dei tiri che ha preso, no? Quindi più o meno 24.000 tiri falliti da parte di Michael Jordan. Ok, questa parte la sappiamo. E questo sicuramente ci dice come bisogna continuare a provare, a tentare per avere successo e per crearsi le opportunità di avere successo. Lo step in più che vorrei fare è quello di riflettere su quei pochissimi tiri che lui ha preso e che hanno avuto un impatto enorme sul futuro della sua carriera. A partire dal tiro nell'82 che ha permesso alla sua squadra in NCAA di vincere il titolo, fatto da lui, tiro vincente. Il The Shot che ha fatto contro i Cleveland, in un momento della sua carriera in cui molti lo consideravano un perdente, una persona che non era in grado di vincere. E quindi questo shot ha definito tantissimo anche parte della sua legacy. E l'altro The Shot contro Utah che gli ha regalato il suo sesto titolo NBA. Ecco, questi sono tre tiri che rappresentano lo 0,01% dei tiri presi da Michael Jordan in carriera, ma che hanno avuto un impatto enorme sulla concezione che abbiamo di lui. Se questi tiri fossero usciti, invece di entrare, magari oggi staremmo parlando di un sicuramente cestista nel top 5 di tutti i tempi, ma non il numero 1 in maniera quasi indisputata. Di nuovo, fan di LeBron, se volete commentare e aumentare l'engagement in questo video, io ve ne sono grato. Quindi che cosa voglio dire? Chiaramente il lavoro duro, il talento incredibile di Michael Jordan, non scordiamocelo, i geni, ti permettono di avere risultati incredibili. Ma poi ci sono questi piccoli momenti individuali che hanno un effetto sproporzionatamente grande su quelli che poi sono i risultati che ottieni alla fine della tua carriera, ok? Poi chiaramente ci sono anche tantissimi, quelli che verrebbero chiamati trickle-down effect. Per esempio, parlavamo prima del tiro che ha fatto vincere il titolo NCAA alla sua squadra collegiale. Bene, per chi di voi ha visto il film sulla storia delle Air Jordan, non so quanto sia rimandato quell'aspetto, però si parla del fatto che lo scout della Nike abbia puntato tanto su Michael Jordan anche dopo aver visto quel tiro e aver visto la sicurezza con cui ha preso quel tiro. Ma era un tiro in teoria, come tanti altri, un tiro che poteva andare dentro o fuori al 50%, col 50% di possibilità. È andato dentro e questo ha dato via un domino incredibile che magari sarebbe stato leggermente meno incredibile nel caso in cui il risultato fosse stato diverso. Ma perché ho scelto questa metafora, faccio questo discorso? Perché in un certo senso prepara il terreno per un altro step di questo video, no? Quindi lo affrontiamo passo dopo passo. Questo secondo step è la metafora ormai famosissima di Warren Buffett che cita: non importa quanto forte remi, importa in che barca sei. Questo è un concetto che è stato molto importante per me, per la mia carriera, per il mio sviluppo personale, perché è un qualcosa con cui ho avuto difficoltà in passato. Passato in cui magari mi sono reso conto di essere in un'azienda che non stava andando bene quanto avrei voluto. Perché mi sono reso conto magari che stavo lavorando tanto, stavo lavorando sodo, stavo investendo tempo e risorse in una barca che continuava a muoversi lentamente, nonostante io continuassi a remare il più forte possibile, ma c'era un masso che ci bloccava a riva. Allora a quel punto come fai? Certo, puoi diventare Hulk, no? E cercare di remare sempre più forte, ma la cosa migliore che puoi fare è quello di entrare in una barca migliore. E qui si collega al discorso di Michael Jordan, che sicuramente ha scelto un'ottima barca, o comunque si è creato un'ottima barca all'interno dei Chicago Bulls, ok, non tutte le metafore fittano al 100%. Ma per me questi pivotal points, questi momenti fondamentali, sono
sono i tiri di Michael Jordan da una parte e magari la nostra scelta di carriera dall'altra. È il momento in cui è il 2005 e devi decidere se unirti a Facebook o MySpace. Una scelta molto difficile all'epoca, perché chiaramente MySpace era molto più affermato magari di Facebook. E quindi da una parte ti saresti ritrovato con uno stipendio magari leggermente più alto e un nome un po' più conosciuto all'epoca. E dall'altra ti saresti ritrovato delle stock option che probabilmente oggi varrebbero milioni, se non forse miliardi di dollari, un CV che ti avrebbe aperto qualsiasi porta futura e un'esperienza lavorativa sicuramente interessante accanto a persone incredibili. Quindi sono questi i momenti su cui mi voglio concentrare oggi e di cui voglio parlare oggi. L'importanza di prenderci qualche giorno in più magari per riflettere su questo tipo di decisioni che a volte prendiamo così, in un millesimo di secondo, ma che poi definisce la nostra traiettoria per mesi, se non anni. Traiettoria che magari è anche opposta a quella che vogliamo seguire, quindi non solo avremo bisogno di tempo per arrivare al punto prima di renderci conto di essere nella direzione sbagliata, ma avremo bisogno anche di tempo per tornare indietro. Sicuramente non voglio incentivare la analysis paralysis con questo tipo di considerazione. È importante prendere le decisioni, prendere i tiri, tornando di nuovo alla metafora cestistica, perché altrimenti rimaniamo fermi con certezza, ok? Quindi a questo punto meglio rischiare di andare nella direzione sbagliata piuttosto che non rimanere a riva. Però, appunto, dall'altro lato, a volte rischiare anche di perdere una barca, ma diciamo con il vantaggio di analizzare meglio tutte le opzioni che abbiamo, può essere la cosa giusta da fare. Con questo non voglio dire che sia un lavoro facile da fare, perché intanto dovremmo essere in grado di capire chi ha più probabilità di successo tra Facebook e MySpace, e l'anno di fondazione di Facebook magari non era una riflessione così facile da fare. Non è facile perché poi una volta che siamo sulla barca dobbiamo dimostrare di meritarci il posto sopra quella barca, ci sono 3.000 fattori che non sono in nostro controllo e quindi chiaramente a volte possiamo anche fare la scelta giusta sulla carta che poi si rivela sbagliata. Però l'importante e il modo di vivere queste cose è quello di dire ok, io mi metto nella posizione che ha più possibilità di successo per quello che voglio fare io, no? Che mi permette su 1.000 scenari, 1.000 volte, il maggior numero di volte mi permette di arrivare verso dove voglio arrivare o comunque avvicinarmi il più possibile. Questa è l'unica cosa che possiamo fare, non abbiamo il controllo assoluto della nostra vita, di quello che succede. Prima lo accettiamo, prima ci rendiamo forse la vita più semplice. Quindi penso sia importante parlare di questo aspetto. Penso le pressioni che riceviamo dalla società e anche da noi stessi tendono a volerci spingere alla prima opzione che ci viene fornita. Pensando appunto a un momento di cambio di carriera, magari veniamo licenziati, ci ritroviamo senza lavoro e abbiamo la pressione, giustamente anche, di dover portare il pane a tavola, di dover pagare l'affitto. E allora riceviamo un'offerta che ci piace, accettiamo subito. Chiaramente ci sono situazioni in cui è giusto farlo, ma ci sono tanti altri momenti in cui magari avremo il potere di parlare con la persona che ci sta assumendo e dire ok, posso prendermi altri 3 giorni per pensarci, un'altra settimana, e possiamo cominciare a esplorare altre opzioni. Io mi sono reso conto di un problema che avevo parlandone con Ethan Evans, che ringrazio, che mi ha aiutato a processare meglio anche questa citazione, perché mi ha messo davanti ai fatti, no? E stavo parlando un po' di questa sensazione che sentivo qualche anno fa dello spingere, del remare forte, ma magari essere su una barca che non si muoveva. E effettivamente lui mi ha chiesto, ma quando tu hai scelto la tua carriera lavorativa, quante opzioni hai considerato? E mi sono reso conto che, a parte il primo lavoro in assoluto che ho ottenuto, tutti gli altri lavori successivi mi erano arrivati tramite passaparola, fondamentalmente persone con cui avevo lavorato in passato, e io mi ero limitato a dire di sì. E quindi ok, persona X mi diceva vieni qua, e dicevo ok. Poi quando dovevo cercare un nuovo lavoro per un motivo o per un altro, c'era un'altra persona X che mi diceva vieni qua, e dicevo ok. Non mi prendevo il tempo di vedere quali erano le mie altre opzioni,
mi accontentavo di quello che avevo davanti perché mi sembrava magari un qualcosa anche piovuto dal cielo, no? Devo ringraziare il fatto che io abbia l'opportunità di avere questo lavoro. Oppure è un lavoro che paga il doppio di quello che ricevo prima, ti pare che dico di no. Però poi fai il prossimo salto lavorativo e ti rendi conto che l'azienda dove stai andando ti paga il doppio di quella che ti pagava prima. Quindi magari quattro volte di quello che ricevevi due step precedenti. Magari avresti potuto saltare anche uno scalino, no? Avresti potuto fare il passo un po' più lungo. Però se non esplori le tue opzioni, questa cosa non la sai. Quindi questo video vuole essere un po' un incentivo a investigare le barche su cui salite, prima di salirci, prendervi magari anche un po' più di tempo se avete questa fortuna. Ripeto, non sempre ce l'abbiamo, non tutti ce l'hanno. Però credo sia estremamente importante. Quindi spero che questo video vi sia utile. Mi piacerebbe moltissimo sentire anche le vostre considerazioni nei commenti, se volete condividere delle storie. Credo sarebbe molto utile per le altre persone che sono lì e che ascoltano, diciamo. Credo possa essere molto utile per le altre persone che stanno guardando. So che non è facile, però apprezzerei moltissimo da parte vostra questo tipo di commento. E vi ricordo anche che questo video in realtà nasce dal mio canale in inglese, Done Smarter, in cui parliamo di produttività, ma in senso più pratico. Ora direte, ma questo video come fa a essere pratico? In realtà penso che sia pratico, perché a volte produttività viene intesa come il Notion setup che ti permette di tracciare i tuoi habits ed è bellissimo esteticamente, perfetto. Magari ci metti 5 giorni per crearlo. Per me produttività parte dal capire quali sono le cose giuste da fare, e questo è assolutamente una componente importante. Anzi, questo è dove fare le cose giuste, se vogliamo, no? Però lo raggruppo insieme. Per essere produttivi intanto dobbiamo lavorare sulle cose giuste. Possiamo essere anche super efficienti nel lavorare a task qualsiasi, ma se poi quei task non ci portano da nessuna parte, direi che non stiamo facendo qualcosa di produttivo. Quindi se volete vedere più video di questo tipo, se volete vedere un editing magari anche un po' più curato, se volete sentire il mio inglese It's me Mario Maccheronico, bene, allora andate su Dan Smarter e iscrivetevi, perché troverete tanti altri contenuti di questo tipo che vi possono interessare. Vi ricordo anche che c'è una newsletter di questo canale su Substack, è gratuita, potete iscrivervi, trovate tutti i link in descrizione, e mi farebbe insomma piacere vedervi anche lì. Ci sono a volte qualche risorsa in più, è una forma testuale che a volte è più facile da digerire, da condividere rispetto a quella video, se volete anche per esempio mandarla a amici o colleghi, e quindi vi invito assolutamente a controllarla. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video, vi auguro una buona giornata. Ciao ciao!